Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi è una giornata bellissima. Ho appena trapiantato tutte queste piante che fra poco metterò in vendita. Ce n'è qualcuna, queste qua, che non sono ancora proprio bene perché, cioè, non sono bellissime perché non avevano tanta luce. Adesso le sto curando perché appena trapiantate si spostano un po' e le sistemo. Queste sono lici. Un sacco di lici ho. Vedete, queste qua sono tutte querce che vorrei piantare in un terreno o da qualche parte. Qua c'è questo dattero qua che c'è questo dattero che non è proprio venuto bene, cioè è cresciuto storto. Poi ci sono questa palma qua da dattero, bellissima, e altre piante tutte queste. Datemi. Poi vabbè, c'è il pesco dell'anno scorso che hanno fatto le foglioline e il mango. Detto questo, volevo farvi vedere le anatre mute. Oggi Gastone è andato in acqua per la prima volta, cioè io l'ho visto andare per la prima volta. Infatti vedete che è tutto bagnato. Ci sono le galline. C'è Luna che si sta facendo il bagno. Come vedete abbiamo pulito il laghetto, abbiamo cambiato l'acqua, anche se non sembra tanto, perché ci sono già andate dentro le anatre che sono piene di terra. Vedete come si fa il bagno. Luna, ecco, là c'è. Ho visto che anche un'altra anatra ha iniziato a fare le uova. Infatti, siamo a più uova di prima. Cioè, ieri ero a 5 uova perché le ho spostate. Vedete come si fanno le bagnate? Sono proprio felici oggi. Ieri le avevo spostate da quel nido là a questo qua perché quel nido là l'avevano abbandonato. Adesso qua c'è la plastica che devo eliminare. Eccola qua, vedete il nido? Adesso. Bellissimo, fra poco incominceranno quando arrivano a 13. Qua c'è la proprietaria. Però ho visto che anche Luna, mi sa, e anche Neretta ha iniziato a fare le uova, secondo me, o Luna, perché ho visto che oggi al posto con un uovo in più ce n'erano due. Quindi di sicuro anche un'altra anatra ha incominciato a fare le uova. Ecco, adesso è uscita, fra poco rientrano. Continuano a fare avanti e indietro oggi. Mi piace proprio l'acqua più pulita di prima. Hanno già tentato, quando hanno visto i pesci, li hanno mangiati perché, cioè, non è che li hanno mangiati, li facevano di quegli inseguimenti. Per fortuna non ne hanno preso neanche uno perché c'era l'acqua bella pulita prima e si vedevano i pesci, andavano proprio sotto acqua a cercare di prenderli. Ne avevano quasi preso uno, però l'abbiamo fermate con la mano perché erano qua, l'avevano messo all'angolo qua. E il pesce non riusciva a fuggire. Allora con la mano abbiamo allontanato Neve, che lei è la mangiatrice di pesci. Ieri quando toglievamo i pesci, che poi li mettevamo in quella vasca lì con l'ossigenatore per pulire tutto, c'era Neve che ne aveva preso uno. Per fortuna siamo riusciti a tirarglielo via senza far morire il pesce. Si mette Gastone che si sta asciugando, tutto bello bagnato. Bellissimo il mio Gastone. Vedete, sono tutte belle pulite le anatre. Qua ci sono i polli che rugano sempre, rugano in dialetto da noi si dice rugano, però in italiano si dice urlano o danno fastidio, cioè borbottano. Vedete come scappano, avranno visto qualcosa. Neve molto attirata dall'insalata, gli piace un sacco. Adesso stanno masticando un pochino. Molto belle queste anatre. Un acquisto ben svolto, ragazzi. Poi, visto che siamo arrivati a 10 like, arriverà la serie dei piccoli, del grande Alessandrino. Se non avete visto il video, andatevelo a rivedere, che è il penultimo video, sì. Dopo di questo, cioè il video prima di questo. E niente. Questa qua è la mia situazione delle anatre. In quella cesta là non ci sono ancora andati, in questa qua. Però non so, boh, vedremo. Vedete che il laghetto è proprio marroncino. Però sono felice così. Adesso poi in quel vaso là che mi hanno mangiato tutta la terra, la rimpinzo. E cioè fare qualche lavoretto, volevamo prendere delle piante acquatiche perché è che abbiamo paura che le mangiano, anzi molto probabilmente le mangiano. Quindi non sappiamo, volevo prendere le quaglie quest'anno, però non è ancora tempo, cioè non è il periodo ancora, bisogna aspettare ancora 2 mesi. Poi devo vedere se riesco a convincere i miei perché
Ho un sacco di animali adesso, troppi. Ho 5 galline, cioè per me sono tanti perché comunque, vabbè. Ho 5 galline, 4 anatre, un cincillà, un sacco di pappagalli, quindi non ne vogliono altri per ora, però aspettiamo, magari riesco a convincerli. Vedete che qua c'è nel fondo, non so se lo vedete, sullo schermo del telefono sporco e non riesco a vedere. Sì, si dovrebbe vedere un po'. Gastone, bellissimo questo anatrone qua. Sì, io lo chiamo anatrone o anatro ciccione, dipende. Belle queste anatre, più belle. Tutte belle felici, si puliscono, Neretta che cerca i lombrichi, Neve che ci guarda. Neve, saluta in cam. Vabbè, niente, noi ci vediamo in un prossimo video e io vi saluto. Ciao!